In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito». Gli replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?» Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna». Nicodemo è entrato nella sua notte e ha incontrato la luce. Ora Gesù chiede a Nicodemo di diventare lui a sua volta luce, perché la notte comunque rimane. Incontrare Gesù non significa garantirsi ipso facto salute, benessere e prosperità, e neppure risolvere ogni problema come avessimo ricevuto una bacchetta magica. Quella la lasciamo ai cartoni della Disney. Con Gesù esiste solo il vieni e vedi. E in questa sequela affascinante e variopinta, lui scombina la tua vita, ti rovescia come un calzino. Ma tu continua ad andare, perché, come risponderà un giorno Pietro, da chi altro andremo, Signore? Tu sola hai parola di vita eterna. Gesù è quella parola che si accende nei nostri cuori bui e impauriti, parola di cui non possiamo più farne a meno. È la luce della fede. Lui è la luce, ma intorno a noi è il buio. Ma esattamente allora cosa ci rimane? Ci rimane la voce dello Spirito. Caro Nicodemo, il vento soffia dove vuole, ma ne senti la voce. Così è chiunque è nato dallo Spirito.